Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buon pomeriggio, ben ritrovati e oggi parliamo con tre consiglieri comunali della città di Mazara del Vallo che sono candidati al consiglio comunale e quindi si ricandidano nuovamente, ci parleranno di quello che hanno fatto al consiglio, ma ci parleranno anche di quello che vogliono fare, dei sindaci che portano, perché ognuno di loro porta un sindaco diverso. Infatti abbiamo il dottore Nino Arena che come sindaco porta Tony Scilla e rappresenta Forza Italia, mentre il professore Giacomo Mauro, che è del Partito Democratico, quindi è all'opposizione del governo Cristaldi, e porta come sindaco naturalmente Pino Bianco, il dottore Pino Bianco. Mentre Vito Barracco, spero hai detto Barracco con due R, porta come sindaco naturalmente il sindaco Nicola Cristaldi, l'attuale sindaco della città di Mazara del Vallo, ed è lui è dei futuristi e forse anche di Forza Italia, perché qua ci si capisce più niente, ora ce lo spiegherà lui. È capogruppo naturalmente della sua coalizione, così come lo è anche Nino Arena, no? Bene, allora iniziamo con la maggioranza, diciamo, di questo consiglio comunale, perché prima di iniziare la campagna elettorale, per quello che si vorrà fare, dobbiamo parlare di quello che è stato fatto bene, che cosa è mancato, che cosa andrebbe fatto successivamente. E quindi chiedo a lei di dirmi un attimino come funziona, e soprattutto il fatto che lei ha aderito insieme a Nicola Cristaldi a questo movimento. Adesso Nicola Cristaldi rientra in Forza Italia, ma ancora non si sa questa benedetta bandiera, questo simbolo di Forza Italia a chi verrà assegnato, perché a livello nazionale, al di là di quello che voi dite o che potreste dire, io so che ancora non hanno deciso. Dica, prego. Secondo me intanto aderire o non aderire a un partito che possa essere Forza Italia o che si possa chiamare ancora PDL o qualche altra cosa, per i mazzaresi e per la città di Mazara diciamo che ha poca importanza, e ha poca importanza anche per me personalmente, innanzitutto perché non credo che le persone possano essere avvantaggiate da un simbolo piuttosto che da un altro, anche perché oramai tutti abbiamo capito che l'identità politica di una volta diciamo che si è persa. Non esiste più la destra e la sinistra, esistono delle ideologie di pensiero, ma in questo caso... Non esiste la destra e la sinistra, non esistono le ideologie, esistono soltanto dei valori o delle idee. In realtà io credo che dietro i valori e dietro le idee ci sia sempre un'ideologia comunque. Se ci dovesse essere dietro un'ideologia, io non riesco a concepire come mai come fa una persona di sinistra a stare seduta al governo con una persona di destra, che chiamiamolo con nomi e cognomi. A chi si riferisce? Io mi riferisco al PD, mi riferisco al governo nazionale, mi riferisco al PD e al nuovo partito di Angelino Alfano, che prima era con noi, del quale fanno parte uomini che provengono dall'Alleanza Nazionale, quindi non parliamo di centrodestra, ma parliamo addirittura di destra. Però scusi, io non è che voglio difendere il governo, nemmeno voglio difendere Renzi, che sa difendere meglio di me, però voglio dire un particolare, che quando si fa politica ci insegnano quelli più bravi di noi, perché noi non siamo mai stati capaci di essere popolo e di essere uniti, e quindi gli altri paesi europei,
ma l'America è prima di tutti, per esempio, ci insegnano che in campagna elettorale ci si scontra. Una volta che uno vince, e l'altro che ha perso fa gli auguri a chi ha vinto dicendo: io da questo momento sono con te perché quello che mi interessa è il paese. Allora, il fatto che loro siano assieme non significa che condividano tutto, ma significa dire che possono essere la sintesi, e forse questo è anche meglio politicamente, di valori e pensieri diversi affinché si possano portare avanti dei programmi che possono essere positivi per l'intera nazione, e comprendendo le diverse anche categorie, perché lei sa benissimo che l'Italia è una nazione fatta anche di corporazioni, che sono quelle che in qualche modo hanno anche creato barriere e limitazioni, e quindi il fatto che si possa unire tutti assieme e trovare una sintesi potrebbe essere semmai positivo. Io non vorrei portare il discorso troppo, diciamo, lontano, perché non mi bilanciandolo convide, diciamo, non, sul nazionale. Non sono all'altezza di fare questi discorsi, diciamo, a livello nazionale, però vorrei concludere dicendo qual è la mia idea. A che cosa servono allora le elezioni se durante la campagna elettorale chi è di sinistra dirà: queste sono le mie idee, queste sono le mie ideologie? Perché questo governo non è un governo nato sotto le elezioni. Scusi, io prediligo la famiglia di fatto tra le persone dello stesso sesso. L'altro di destra dice: mai, io appoggerò questa cosa. Poi dall'indomani delle elezioni, per il bene del paese, ci sediamo tutti. Perché non si discuterà delle famiglie di fatto. E allora perché le abbiamo fatte? Ma si discuterà del lavoro, delle famiglie, inteso come diminuire le tasse in questo governo, e si discuterà anche del fatto di come fare la nuova legge elettorale che porterà al voto, e che quindi si dovrebbe ottenere, come vuole lei, come giusto che sia, una maggioranza ben delineata, dove ci sono dei programmi unitari e dove c'è un'idea di pensiero che può essere più o meno la stessa. Ma in questo momento questo governo non è nato in queste condizioni. Per il mio discorso, perché ho detto, voglio concludere, perché se dovessi essere un candidato magari alle elezioni nazionali, allora parlerei di più di questo. Siccome l'ha nominato, io poi devo... No, volevo fare una breve parentesi per spiegare il fatto, perché per il fatto che avevo detto che non è molto importante, ma per ritornare, diciamo, ai fatti, diciamo, nostri cittadini. Nicola Cristaldi e io, e chi sta con Nicola Cristaldi, abbiamo pensato e abbiamo capito che non ci rivolgiamo solo a persone che fanno parte di un'ideologia, di uno schieramento, ci rivolgiamo a tutta la città, e ne è prova che alle ultime elezioni è la... Quindi anche il governo nazionale si rivolge a tutta la nazione. Se si ricandiderebbe, non è senso che si contraddice in termini. È chiaro, è lampante a tutti che alle ultime elezioni non si prendono il numero di voti che ha preso Nicola Cristaldi se non fosse stato votato da gente che va da destra a sinistra a centro. Ecco perché bisogna, e noi vogliamo parlare solo di programmi, noi vogliamo parlare di quello che vogliamo fare, di quello che abbiamo fatto per la città. Che avete fatto? Per la città, intanto, noi abbiamo avviato un processo ideologico di cui io sono molto fiero, e cioè quello di cambiare la mentalità della politica e quello di cambiare la mentalità del cittadino. Per fare un esempio... Ma la mentalità del cittadino non è che si cambia con una semplice maggioranza che dura il governo di 4-5 anni. No. Per cambiare la mentalità, che poi dovrebbe essere la cultura più che la mentalità del cittadino, ci vuole un lavoro più lungo, ci vuole un lavoro che parte dai ragazzi delle scuole, perché per esempio anche notizia di oggi di questi altri consiglieri comunali, sembra nel napoletano, arrestati perché volevano, diciamo, estorcere il voto attraverso i favori, il consenso attraverso i favori, e quindi di conseguenza capiamo che c'è un grande bisogno di moralità e quindi di ridare valore ai valori. Vede, quando io parlo di cambiare la mentalità, mi riferisco, voglio fare un esempio molto semplice. Si sta cercando di curare l'arredo urbano con le idee che ha questa amministrazione, che possono essere condivise, perché uno può dire: a me questo piace e non piace. Quando uno si trova al posto di decisione, poi decide che a posto di fare l'arredo urbano con le giare in ceramica, le fa con quelle in ferro battuto. Ma questa amministrazione... E questo sarebbe bruttissimo, perché significa dire che quest'anno, in questi 5 anni, ce l'abbiamo di giare, poi arriva un altro, le leva di giare e me le mette in ferro battuto. Sono decisioni che può prendere un organo politico, e per legge però nessuno gli può dire. Però sarebbero decisioni disastrose. La educazione alla cultura, il cambiamento della cultura, significa che bisogna capire che se non si è d'accordo con qualcosa non bisogna distruggerla. E mi riferisco agli ultimi fatti
agli ultimi atti vandalici che sono successi in città, perché vede, sono convinto che... Ma lei crede che l'hanno distrutti i vasi? Perché ho visto dei vasi che sono stati ripiazzati, non perché ripiazzati con i vasi meno sono significativi. Sono convinto che non li hanno distrutti perché l'hanno con i vasi. No, io perché... credo che ci siano proprio magari ragazzacci. Cioè, queste, queste sono persone, gente, non so come definirla, che distruggerebbe la qualunque cosa. Appunto, se ci fosse stato un altro sindaco e avesse indirizzato la rete urbana, cioè, avrebbero distrutto la stessa maniera. Ecco, questa politica vorrebbe far capire, vorrebbe educare la gente. Ma in che modo, mi scusi? In che modo questa anche politica nel modo di fare politica, nel modo di fare politica trasparente, nel modo di fare politica chiaro e nel modo di fare politica di far capire alle persone che nulla è fatto perché c'è l'amico o perché c'è qualcuno che vuole prediligere qualcosa. Sì, ma se le persone non hanno in sé incamerato il senso profondo dello Stato, il senso profondo delle istituzioni, il senso profondo del territorio, del paese, della città dove vivono, non è che perché noi vorremmo dire che siamo trasparenti in questo modo li cambiamo. Il fatto che siete trasparenti è positivo e ve ne do atto, però per cambiare le persone bisogna introiettare all'interno della struttura etica di un soggetto appunto quella etica che è fondamentale per vivere in un certo modo, e questo lo si fa partendo con dei principi sani all'interno della famiglia, che invece è bistrattata perché non ha quello che gli va dato e che quindi non è in grado di fare famiglia in modo giusto, dando alle scuole quello che è necessario. Infatti il governo di Renzi vorrebbe ripartire dalle scuole, proprio perché nella scuola c'è la cultura, proprio perché nella scuola c'è la formazione e quindi c'è il soggetto che noi andiamo a formare. Veda, questo processo, come ha detto lei, appunto non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro, è una cosa che deve continuare, e appunto per questo questo sindaco si è ricandidato, perché è pienamente convinto che il processo è avviato, che la rimodernizzazione della città è avviata, che la pulizia della città, e non mi riferisco alla pulizia delle cartacce, ma alla pulizia in senso generale, vedi centro storico, vedi fiume e altro, è iniziata, ma sicuramente non c'è stato il tempo di portarla a termine nell'arco di 5 anni, anche perché se andiamo a guardare il programma del sindaco presentato alle elezioni del 2009, diciamo che è quasi stato completato al 100%, il programma appunto prevedeva un prolungamento di altri 5 anni per portare a termine tutte le idee che sono state messe in campo. Bene, e invece dottore Arena, lei come consigliere, come capogruppo di Forza Italia, mi dica che cosa lei ritiene che andava fatto, che non è stato fatto, e che quello che è stato fatto, se per lei è stato sufficiente. Ma io comincio il mio discorso proprio sulle parole del consigliere Barracco. A sua domanda cosa ha fatto il sindaco, stavo cominciando a dire le sue opere, la pulizia, che il sindaco è trasparente, che parla con le persone. Io so soltanto che il sindaco si è presentato in consiglio comunale non più di 6-7 volte in 5 anni. E credo che pure quindi non parla nemmeno con i consiglieri. Un rapporto, non dico istituzionale, quando viene a mancare già questo rapporto istituzionale con il consiglio comunale, con il proprio consiglio comunale, si immagina che il rapporto possa aver avuto il sindaco con i cittadini. Quindi è una risposta che si dà da sé. Anche perché è giusto che in politica ci sia anche condivisione di certe scelte. Condivisione che questo Consiglio Comunale spesso ha dimostrato per quello che portava il sindaco in Consiglio Comunale. Poche volte abbiamo fatto una politica soltanto di opposizione, ma le grosse delibere, i bilanci, piani annuali sono state approvate meno una volta dal Consiglio Comunale, che alla fine non ha voluto mai mettere in grosse difficoltà il sindaco. Altra cosa invece è la risposta del sindaco sui vari emendamenti approvati in Consiglio Comunale, quindi dal Consiglio Comunale, che è lo stesso che ha votato il sindaco. Quindi, così come il consigliere Barracco dice che il sindaco è stato votato da una marea di persone, anche il Consiglio Comunale è la rappresentanza evidente del cittadino. Noi abbiamo fatto degli emendamenti votati in maggioranza
in consiglio comunale che poi il sindaco completamente ha disatteso. Quindi non è questo il modo di fare politica, lasciando perdere poi il problema della persona e cose varie. Cioè noi siamo stati sempre all'opposizione fin dall'inizio, perché avevamo fin dall'inizio una visione diversa della gestione della politica locale. E tutto sommato, quando poco fa il consigliere Barracco dice che non c'è più bisogno dell'appartenenza politica, io sono completamente dissento dalla sua tesi. Credo che l'appartenenza fa parte della politica vera, e poi mi sarei anche aspettato che mi dicesse per quale motivo il primo a dire di mettere bandiera con Forza Italia non siamo stati noi, ma è stato il sindaco che ha fatto una dichiarazione pubblica e dice: io appartengo a Forza Italia. Se è vero che non c'è bisogno che l'appartenenza, non siamo stati sicuramente noi a dire apparteniamo. Noi abbiamo fatto una lezione in consiglio comunale in cui, dopo il PDL, la cessione del PDL, siamo andati in consiglio comunale a dire: vabbè, però nulla toglie che il sindaco possa dichiarare a quale riferimento politico vuole far parte. Ma è un'altra cosa. Poi, al di là se il simbolo verrà dato a Toni Scilla che lei porta, oppure al sindaco, il partito questo lo deciderà, oppure al sindaco Nicola Cristaldi. Dico, al di là del simbolo, resta il fatto che uno può dire: io sono di quella linea. Ci mancherebbe, nessuno, ma io, al di là delle contrapposizioni che ci possono essere, nessuno di noi, poi, se il simbolo sarà dato al candidato Cristaldi o viceversa al candidato Scilla, noi non è che andiamo fuori dal partito, perché ci siamo dentro il partito. Io faccio politica dentro i partiti, non posso stare con la politica fuori, che poi è una politica che porterà, così come abbiamo scusso poco fa, a quello che io chiamo il... E quando dice poco fa intende dire prima che iniziasse la discussione, perché se no voi dite che avete discusso, cioè, e noi non abbiamo sentito nulla. Discussione appunto tra di noi, che dice a chi appartiene in questo momento, cioè come se l'appartenenza è qualcosa che possa essere cambiato da un giorno all'altro, le persone non sanno più con chi stanno, con quale persona stanno parlando. Io etichettavo questa... il cambiamento di casacche repentine da un mondo all'altro, da un passaggio del politico da una parte all'altra, con quello che può essere il tergicristallo della macchina, che fa una volta a destra, una volta a sinistra, tanto deve soltanto togliere l'acqua. La politica credo che sia una cosa abbastanza seria, dove l'appartenenza di centrodestra, di centrosinistra, magari possono cambiare i partiti all'interno perché si cambia la denominazione, ma l'appartenenza è qualcosa che fa parte della cultura di chi fa politica, non può essere un passaggio soltanto per desideri personali. Cioè non c'è una spugna al di là del cristallo che possa togliere. Se annulla d'ora in poi il voto popolare. Diciamo agli elettori: bene, votate per me, per il dottor Arena, ma sappiate che può andare da una parte all'altra e sono io che vi garantisco. Non è così che si può fare la politica. Quindi, anche se mettendomi d'accordo con il consigliere Barracco sulle vicende nazionali e regionali, sui cambi anche di direzione da parte di chi gestisce la politica, anche lì io avrei dei dubbi. Perché a quale direzione si riferisce, scusi? Nel senso di governance del governo, sia nazionale, che si può essere fatto da chi è stato eletto dal centrodestra e chi è stato eletto dal centrosinistra, a livello regionale. Per lei non si può fare o si può fare? Secondo me non è possibile, nel momento in cui una coalizione... Però è possibile nel momento in cui una coalizione vince le elezioni, sì. Ma noi non abbiamo un governo dove una coalizione ha vinto le elezioni, noi sappiamo che abbiamo avuto un problema ben preciso, dove prima c'è stato Letta, dopodiché siccome il Partito Democratico ha ristrutturato il suo partito e quindi ha messo Renzi, il Partito Democratico ha ritenuto anche doveroso, forse, e fare una scelta anche forte da quel punto di vista per dare la propria connotazione. Hanno scelto e hanno aderito di fare questo altri partiti, hanno trovato una sintesi e hanno trovato un punto d'incontro ed è nato questo governo. Per quanto concerne poi il fatto del Presidente, lei sa benissimo che il Presidente del Consiglio non si vota, purtroppo, perché se si votasse sarebbe meglio. Dal momento che non si vota, in ogni caso non l'avrebbe scelto lei, non l'avrei scelto io, non l'avrebbero scelto i cittadini, perché comunque l'avrebbero scelto i parlamentari che si mettevano d'accordo tra di loro e decidevano chi doveva farlo. No, la scelta, non sappiamo benissimo che è come è nato il primo governo. Il governo è nato con la vittoria di Bersani, non si è raggiunto... Diciamo la vittoria di Pirro. Io non so se è stata di Pirro è o di Pirro di perché non è riuscito ma a ma c'è stato essere... un governo in cui il Presidente della Repubblica ha deciso giustamente in quel momento di fare un governo di cosiddetta larga intesa,
Nel momento in cui questo e il Presidente della Repubblica ha rideciso, giustamente o ingiustamente, di rifare un altro governo di larga intesa. Che non è più di larga intesa. Ah, di larga intesa. Esatto, intesa più ristretta. Sempre in larga, questo caso. Poi, se lei... In ogni caso, sono problemi a cui non voglio... È come la legge, restrittiva, estensiva. Ma io dico che chi ha votato si trova in difficoltà. Chi ha votato e chi esprime un voto su un partito... Sa che la direzione o il programma di un partito deve essere. Io credo che chi abbia votato la difficoltà maggiore la trova, non tanto se adesso in questo momento c'è il governo guidato da Letta che poteva rappresentare Bersani o se è guidato da Renzi. La gente vuole sapere che cosa intendono fare i governi, qualunque essi siano, rispetto a delle politiche fondamentali che fanno crescere il paese, le famiglie, il lavoro. E soprattutto diminuiscono le tasse. Sono questi. E poi dopodiché si fa la legge elettorale per la quale poter portare i cittadini ad un voto che possa essere il più possibile espressione popolare, con la speranza che i cittadini imparino a votare, perché noi sappiamo benissimo, e le vicende che ho appena accennato, che purtroppo il voto è ancora soggetto ad estorsione. E quindi fino a che si vota perché quello ti regala 100 euro, perché ti dà un posto di lavoro, eccetera, eccetera, non è un voto libero. E quindi se il voto non è libero, il governo non è neanche un governo libero. Io non voglio entrare sul voto libero perché fortunatamente vivo della mia professione, non ho di questi problemi. Mi fa soltanto pena sentire notizie in cui ci sono delle promesse di posti di lavoro, promesse di qualsiasi cosa, di qualsiasi tipo, che non è altro che ricattare la povera gente. Ma lei si riferisce in generale o si riferisce in questo momento in campagna elettorale? Per quello che è successo oggi a livello nazionale a Napoli, e spero che nella mia città non succeda mai una cosa del genere. Quindi non è al corrente se sta succedendo? No, io ho soltanto contatto con chi, i miei amici o i miei elettori, non vado alla ricerca di voto di preferenza. Ma chi fa politica non dovrebbe conoscere e tutta la situazione, la panoramica dei candidati, e di come si fa politica, di come si sta facendo politica, avere il coraggio di dirlo qualora si stesse facendo in modo sbagliato? Uno deve essere non dovrebbe essere il compito mio. Perché se a conoscenza personale di quello che dice lei, è anche giusto che vada a fare delle denunce. Io l'ultima volta che sono andato ho detto soltanto queste cose a tutti i cittadini mazzaresi. Se siete nelle condizioni di dire o qualcuno vi promette posti di lavoro o soldi, andate a denunciare. Più di questo io sicuramente non lo prometto. Però il cittadino vorrebbe anche che ci fosse la politica che lo sostenesse, perché lei sa benissimo che tu vai a denunciare, non è che c'è una cosa scritta, non è che c'è una cosa registrata, e quindi finisce quel cittadino per essere quello che pure deve dimostrare come l'ha saputo, perché, quando, e alla fine quel poveraccio che voleva fare una cosa positiva per il paese o per la città, quel caso Mazzara del Vallo, si ritrova pure lui. Io spero che tutto questo non succeda. Spero che tutto questo non succeda, per carità, ognuno è libero di andare a esprimere un proprio voto. Fortunatamente. Quindi lei crede che ognuno è libero di esprimere il proprio voto? Certo, se no non saremmo nemmeno democrazia. Fortunatamente in questa campagna elettorale c'è la possibilità di scindere il voto tra di consigliere con quello del sindaco, dove il cittadino dovrà andare a mettere obbligatoriamente una X sul nome del sindaco, e quindi magari promesse e scrivere il nome del candidato invece al consiglio comunale. Questo per consiglio comunale deve mettere la X, no, e l'ha detto, diciamo, e scrivere il nome del candidato. Per il sindaco deve scrivere un altro voto. Credo che tutto questo faccia, come dire, liberare certe situazioni particolari. Forse lo spirito della legge lo vuole, però se lo facciamo. Va bene, allora chiediamo invece al professore Giacomo Mauro, che rappresenta il Partito Democratico, quindi l'opposizione al governo Cristaldi, che cosa pensa dell'amministrazione Cristaldi e che cosa ritiene che bisogna fare, perché secondo lei è giusto votare lei anche con Pino Bianco. Intanto io, come dire, vorrei iniziare con una riflessione. Un cittadino mi chiedeva: ma come mai il sindaco per 4 anni e 8 mesi non si è visto in giro, e ora la mattina è in giro che va chiedendo ai cittadini cosa avete bisogno, nel senso della lampadina, della strada, della buca? Cioè la gente è sorpresa, perché per 5 anni il sindaco non si è visto, tornando al rapporto che il sindaco deve avere con gli elettori. Per 5 anni, per 4 anni e 8 mesi, 9 mesi il sindaco ha vissuto nel castello, nel palazzo dorato, lo definisco io, circondato dalla pletora di amici, consulenti, esperti, tra l'altro pagati profumatamente, perché di questo bisogna parlare, e quindi ha vissuto una sua realtà.
naturalmente ora ci accingiamo, diciamo, alla vigilia della campagna elettorale, e il sindaco probabilmente registra la difficoltà, insomma, rispetto all'elettorato, e allora la necessità di comparire in città la mattina presto, verso le 9, quando mai si è visto, perché lui prima delle 10 e mezzo alle 11 al comune non ci andava. Detto questo dà il sentiment, cioè, della gente, dell'operato dell'amministrazione. Quando il consigliere Barracco dice, cioè, a dire che il programma è stato quasi completato, io non dico che rido per non piangere, perché io vorrei citare alcuni fra i cavalli di battaglia del sindaco Cristati, mi riferisco alla ferrovia, ma non parliamo di ferrovia perché quella è naturalmente, diciamo, è diventata la barzelletta, diciamo, d'Italia, tutti ci hanno preso dietro, ma mi riferisco a questione più importante, per esempio alla scavazione del Porto Canale. Rispetto a quella vicenda, da 5 anni ci dice il sindaco Cristati, il sindaco e lo staff, attenzione, perché ricordiamo che il sindaco ha due addetti stampa, non si capisce a cosa servono, ma l'abbiamo capito, perché ogni giorno fanno un comunicato stampa dello stesso tenore. C'è il finanziamento a Porto Canale, dopo 15 giorni sta arrivando, quindi sul Porto Canale, diciamo, lì davanti, sotto gli occhi di tutti. Quindi, ma in realtà la vera domanda che farei ai cittadini mazzaresi è: ma avete votato il sindaco Cristati legittimamente, ma per cosa l'avete votato? Vi aspettavate realmente che il sindaco cambiasse la città? Perché lui, ricordiamoci, si è proposto alla città dall'alto del suo peso istituzionale, dall'alto dei suoi rapporti importanti e dall'alto della possibilità di avere un telefono che poteva chiamare chiunque. La città è, questo, come dire, scontato. Quindi lui avrebbe messo il telefono a disposizione per chiunque volesse chiamare? No, lui allora si propose in campagna elettorale dicendo che aveva un filo diretto con tutte le alte cariche dello Stato, ecco. E che quindi con una telefonata avrebbe fatto arrivare. Vabbè, poi ha litigato con quelli dello Stato. Vabbè, però detto questo, quindi la gente lo ha votato perché si aspettava realmente che lui cambiasse la città. Che lui, insomma, rispettasse gli impegni assunti con la città, magari parlando, portando in città finanziamenti che avrebbero consentito quantomeno, diciamo, di alleviare le sofferenze della collettività. Se guardiamo bene, in realtà non c'è neanche un cantiere aperto, quindi questo è il dramma vero della città. Per cui il cittadino che ora si è visto in questi 5 anni appesantito e con le tasche svuotate, perché ricordiamo che questa, la città di Mazara del Vallo, è la città con la più elevata pressione fiscale della provincia di Trapani. Questo lo diciamo sia dal punto di vista dell'IMU, che dal punto di vista della TIA, che dal punto di vista dell'addizionale comunale, che siamo al massimo. Quindi questo è come dire, diciamo. E questo perché? Perché ci sono state politiche precedenti che hanno portato a delle scoperte, a delle No, ma guardi, io, il bilancio per cui bisogna reintegrare, no, qual è il guardi, tutti i sindaci sono in difficoltà, tutti. Perché questo è un dato di fatto. Tutti i sindaci sono stati costretti a rivedere le aliquote delle imposte, ma tutti i sindaci, prima di chiedere i sacrifici ai cittadini, hanno tagliato ciò che c'era da tagliare. E invece qui? Fino a 2 mesi fa, anzi fino all'altro ieri, abbiamo nominato un ultimo consulente a pagamento. Un altro consulente. 10.000 euro per 4.000. Un ennesimo consulente e a pagamento. E che dovrebbe fare? Questo non si è capito. Il rilancio dell'attività amministrativa, dell'azione politica. Dico, come si può chiedere al cittadino un sacrificio se prima non tagliamo, diciamo, le spese superflue? Questo è, comunque sia, sarebbe molto grave. No, questi sono atti pubblici, non lo dico io. Cioè, voglio dire, siamo in campagna elettorale, tu metti una persona lì che può, cioè, da adito anche. Ma questo, guarda, non spetta a me fare queste riflessioni. Io da cittadino riferisco e informo la città sul fatto che fino a ieri è stato nominato un consulente a pagamento. Detto questo, e torniamo sull'operato dell'amministrazione di Stato, si è limitato a fare ordine amministrazione e neanche quella, perché in realtà, guardi, sì, il decoro urbano, le giare, le quartare, non so come vengono chiamate, ci possono pure stare, fanno parte, voglio dire, insomma, di una riqualificazione dell'arredo urbano, ma la condizione delle strade, cioè un sindaco dà priorità alle mattonelle, ci possono anche stare se prima si provvede però a ripristinare il manto stradale, una città degna di tale nome. Cioè Mazara è una città che non è più transitabile. Tornando a ciò che si diceva, insomma, che il programma è stato quasi completato, e mi inserisco un po' nel dibattito della politica, anche se io sono fuori, perché il ragionamento forse a noi non interessa, ma c'è un dato, che Mazara è diventata una città marginale della provincia di Trapani. È una città marginale, è una città, guardi, io penso che il benessere di una collettività, oltre che, insomma, dall'operato dell'amministrazione, si misura in termini di servizi che la città offre al cittadino.
Se noi pensiamo che la città di Mazara del Vallo, sotto legge dell'amministrazione di Stato e quindi con la responsabilità dell'amministrazione di Stato, ha perso l'ufficio delle entrate e l'agenzia della Camera di Commercio, l'ufficio del demanio periferico, ha perso tutte queste istituzioni che rappresentavano per il cittadino, come dire, la possibilità di snellire anche la burocrazia e soprattutto di allevare il peso delle tasche, perché lei sa che una sola catastale che prima forniva gratuitamente il comune tramite l'ufficio del territorio, ora per realizzare un cittadino deve pagare 50-70 euro presso il professionista. Senza che tutto questo, che a tutto questo ha posto come dire, un rimedio alla prestazione che sta. Quindi il benessere della città e del cittadino è andato via via scemando. Quindi quando mi riferisco al fatto che la città di Mazara del Vallo è marginale rispetto alla provincia di Trapani, questo è un dato che non dico io, ma è suffragato da condizioni oggettive che il cittadino medio riscontra e che il sindaco come dire, percepisce della difficoltà che ha. Tant'è vero che vorrei tornare a fare il sindaco operaio, diciamo fra virgolette operaio, perché per 5 anni Berlusconi operaio. Beh sì, per 5 anni non si è visto, ora chiede alla città, al cittadino che va al comune di cosa ha bisogno, quando prima neanche riguardava i cittadini. Beh, allora, che dice lei? Posso riprendere il discorso, sì. Perché vorrei inserire pure qualche numero nelle cose che dico. È molto grave nominare un consulente da 2.000 euro al mese, 10.000 euro per 4 mesi, 2 per 4, 8, 2.500 euro al mese in piena campagna elettorale. Certo, non è grave per esempio nominare, dare un incarico a un ingegnere esterno di qualche milione di euro, quello non è grave. È grave tenere sindaci precedenti. Se noi andiamo a guardare i bilanci, vabbè, però non è che possiamo discutere, se noi andiamo a guardare, non sono candidati. La scelta di questa amministrazione è stata quella di avvalersi di alcuni professionisti che sono i suoi consulenti, che costano, i miei colleghi forse sono più informati, ma perché si devono avere consulenti? 300.000, 400.000 euro. Mi faccia finire il discorso. Le scelte amministrative di altre, che sono legali, che sono, nessuno gli può dire niente, sono state quelle di, o potranno essere quelle di, dare incarichi all'esterno. Però lei lo capisce che se i consulenti vengono scelti in maniera così anche molto soggettiva, e è chiaro che poi si finisce per pensare, e che dal pensiero all'azione non passa molto, che ci possono essere anche troppe amicizie, simpatie, cose del suo genere. E quindi se una persona è preparatissima e potrebbe ambire, ammesso che noi lasciassimo le consulenze, che io toglierei, ma comunque ammesso che le lasciassimo, e potrebbe ambire a quel ruolo, non ci può ambire perché l'addetto stampa è scelto perché lo sceglie il sindaco, amicizia, simpatia e che non so quale altra cosa, e l'altro consulente lo fa lo stesso. Io non parlo di restarli, sto parlando in senso lato. È bruttissimo, perché allora a questo punto uno preparato si trova sempre fuori perché non ha nessun margine di entrare, perché allora, o si deve sottomettere intanto e quindi perdere la dignità, ma se vuole mantenere la dignità che fa? Della consulenza dello staff devono far parte persone che sono di fiducia di chi sta dirigendo, in questo caso del sindaco. E allora facciamo una cosa all'americana, ogni volta che entra un sindaco buttiamo fuori tutti, allora, i dipendenti, tutti entra di quello staff, che può interessare, e così entra l'altro staff. Mi faccia parlare di quello che può interessare di più alla gente. Tra gli esperti del sindaco c'è un ingegnere, che è l'ingegnere sardo, che costa all'amministrazione 50-60 mila euro l'anno, sì. Guarda caso però da è quando... gravissimo, però mi scusi. Non glielo dico io perché è grave. Da quando c'è lui che è consulente del sindaco, non è stato dato, il sindaco Cristaldo non ha mai dato un incarico esterno per fare un progetto. Se noi andiamo a vedere le spese che sosteneva prima il comune di Mazara del Vallo per fare progetti dando incarichi esterni, parliamo di milioni di euro. Ma perché non riqualificare il personale? Ci sono degli uffici preposti dove ci lavorano ingegneri, dove ci lavorano gente qualificata, non dovrebbero farli loro questo, altrimenti perché cosa lavora? Quindi scusi, lei mi vuole dire che noi passiamo da una spesa di milioni di euro a 50.000 euro l'anno e in mezzo ci dobbiamo mettere l'amministrazione, cioè perché non dobbiamo dire che già un risparmio enorme è stato attuato? Io non vorrei essere la sua controparte, io non lo discuto. I cittadini sanno che quando, i cittadini sanno che quando si dà un incarico esterno il progettista ha diritto al 10% di parcella di quanto costa l'opera, cioè significa che se il comune realizza un'opera di 2 milioni di euro e dà un incarico esterno a un ingegnere, quell'ingegnere guadagna 200.000 euro. Ho capito. Le persone lo sanno. No, l'ho capito, molti lo sanno perché ringraziando Dio sono molti portatori anche di beni, quindi sono abituati a fare. Però volevo dire, quello che lei sta dicendo per cui lui ha risparmiato, non c'è dubbio.
Però resta il fatto che sarebbe più giusto, e lei penso che convenga, così come sono convinta che convenga anche Cristaldi, che si riqualificasse il personale e i dirigenti, onde evitare di avere anche questo tipo di esperti. Ma in modo tale che questi personale non si può riqualificare. Anche perché mi sembra che anche qui ci siano dirigenti che guadagnano tanti soldi. Ma vedi, il riqualificare il personale è come quando abbiamo fatto il discorso iniziale, quello di cambiare la mentalità all'azienda. Non lo puoi fare nel giro di pochi anni. Però ricordiamoci che Mazara. Ma se contestualmente lei mi poteva portare, stiamo riqualificando il personale e contestualmente la riqualifica che non gli consente di poter fare determinate cose, abbiamo scelto. E stiamo risparmiando. Sì, perché ma contestualmente, perché altrimenti noi diciamo non si può fare per subito, però non iniziamo mai, non si potrà fare mai. Scusi, ma stiamo riqualificando il personale non dando incarichi esterni e quindi risparmiando. E poi volevo dire che la città di Mazara, il comune di Mazara del Vallo è tra i comuni siciliani che hanno presentato più progetti. Noi siamo passati. Presentato progetti cantierabili? Cantierabili, e le dico di più: noi siamo passati nella seconda fascia di comuni che hanno progetti presentati, e cioè tutti quelli che presentano progetti nella prima fascia e ottengono i finanziamenti per tutti i progetti che hanno presentato. E poi l'avete ottenuti? Sì, entrano nella seconda fascia, cioè comuni che non potranno ottenere finanziamenti perché il progetto è sbagliato, perché hanno fatto qualcosa di errato. I soldi non verranno, non torneranno in Europa, non si perderanno, passeranno a comuni che hanno presentato i progetti che non sono nelle graduatorie perché i fondi sono finiti e si chiamano comuni di seconda fascia. Diciamo che il sindaco Cristaldi ha fatto niente, la città non è cambiata, ma il lungomare d'Ucizio ve lo ricordate, quella sponda del fiume ve la ricordate, perché qualcuno non guarda la foto di prima che era la foresta amazzonica e la foto di ora. E mi dispiace, io però sono uscito dal lavoro, no? Mi sono cambiato senza fare la doccia e sono venuto. Allora la prossima volta lei ci porta. Vi ricordate come era la spiaggia del lungomare Mazzine? Quella di Tonnerella? No, quella del lungomare Mazzine. E poi le ricordo quella di Tonnerella. Qualche anno fa, per andare a Tonnerella, se ci si poteva andare solo con la mia macchina perché c'è un fuoristrada. Adesso si ci può andare. Solo, con e quando si vedono le dune di sabbia per ora, è il mezzo del comune che ogni qualvolta il tempo glielo permette, va in quella strada, pulisce la sabbia e rende la strada praticabile. Toglie la sabbia e la rimette. Ricordate qualche anno fa invece, per tutta la stagione invernale, quella strada in quale condizione era? Il sindaco non ha fatto niente. E guarda, ogni volta però che si parla, la sabbia ci va là, perché quella strada non ci doveva essere, ci doveva essere ancora la sabbia. Ma la colpa purtroppo non è nostra. Non è né mia né del sindaco Cristaldi né del consigliere Mauro né del consigliere Arena. Purtroppo se dovessimo parlare di queste cose dobbiamo tornare indietro. Quindi la sabbia va nel suo luogo naturale. Anche quel muretto è abusivo addirittura. Per esempio non si può soprattutto le abitazioni. Ma non le abbiamo fatte noi, non le ha fatte lei. Sono abusive o sono sanate? Sono sanate, sono abusive, insomma lì c'è una controversia. Cioè non vedi mezzo, un po' sanate e un po' abusive. E perché non le buttano giù? Voi siete d'accordo? A buttare giù le case abusive. E io sono d'accordo con alcune case abusive. Perché con alcune no? Perché bisogna vedere quale distanza quelle che stanno alla distanza non mi riferisco alla distanza dettata dalla legge, ma alla distanza poi dettata dal proprietario che ha costruito. Perché vede, ci sono certune che sono state più intelligenti, hanno costruito all'interno della fascia protetta, ma avevano un giardino, quindi hanno buttato giù il muro di cinta e si sono arretrati. C'è gente invece che si è fatta la casa sulla spiaggia, ecco, quella la butterei a terra. Ma comunque in ogni caso sempre mantenendo la distanza. E comunque le voglio dire una cosa: Mazara del Vallo rispetto a città limitrofe sono 150 metri, no? Sono 150 metri. Mazara del Vallo rispetto a città limitrofe è tanto per parlare così la gente mi capisce meglio, paradiso. Perché se lei va per esempio nella vicina Castelvetrano, Selinunte e Triscina, lei fa la passeggiata sul lungomare senza vedere il mare, perché tra la strada e il mare ci sono le cose. Se lei va a Marsala, una volta io andai da un amico e entrando dalla porta della strada mi portò questo amico nella cucina dietro, mi spaventai perché vidi dalla porta posteriore due piedi di una persona, se c'è qualcuno che sente male, no? Era perché la casa gli dava direttamente sulla sabbia ed era un bagnante che prendeva il sole. Se per questo ce l'hanno pure gli onorevoli sulla sabbia, solo che
dicono che è stata, che non è abusiva, e quindi ma come pare tale che la casa a terra questo onorevole. No, la casa non è abusiva e come tale può rimanere, però il problema qual è? È che chiaramente poi gliel'hanno fatta sanare con il tempo. Io non gliel'avrei fatta sanare, perché ripeto, ci possono essere delle costruzioni abusive che possono essere sanabili. Attenzione, non è che sto dicendo che tutte le costruzioni abusive andrebbero buttate a terra, ma quelle che così dice, in qualche modo hanno usurpato non soltanto la bellezza del territorio, ma la fruibilità di quello che è un bene comune, quello non va bene. Ma vede, la colpa è comunque c'è la colpa, guarda, che è comunque sempre della politica, perché quando c'è il cittadino che si rivolge all'amico consigliere o al semplice conoscendo, o anche se non lo conosce, uno dice: senta, ma che ne pensa se io costruisco in quella zona che è protetta? Ma quello ci si rivolge proprio, quello la fa la casa e i politici non vedono. Ma magari che qualche consiglio nel passato la politica ha detto: vabbè, ma fai, chi ti deve vedere, chi ti deve guardare. Certo, la facevano pure loro. Certo, se viene qualcuno da me mi dice: sai, se tu che dici se costruisco una stanza abusiva, e magari gli dico: no, non ti permettere, vai subito al comune, magari io perderò il voto e qualche altro lo guadagnerà. Però lei comprende che la differenza tra una stanza abusiva, che poi andrebbe sanata, d'accordo, non discuto, a un territorio compromesso, sono due cose diverse. Certo che sono due cose perché dobbiamo fare lo stesso, altrimenti facciamo tutta nel buon fascio e vabbè, sono due cose completamente diverse. Allora, lui, certo, mentre lei parlava, diceva che queste opere cantierabili di cui lei parla, che sono state finanziate, sosteneva, sto parlando del consigliere Giacomo Mauro, sosteneva che non ci sono. Quindi mettetevi un attimo d'accordo, perché io... No, guardi, io ho la possibilità di intervenire. Prego. Io ho visto in televisione Tele 8, lo dico ufficialmente, senza timore di non essere, come dire, chiaro, che è diventata, lo dico anche cittadina, della televisione ufficiale del Sindaco Cristaldi, e ricordiamo che Tele 8 l'editore è Nicola Lisma, che è, mi sembra, insomma, l'amministratore di ex ora il liquidatore di Benici Ambiente, voglio dire, insomma, quindi l'amministrazione, diciamo, è la televisione, chiamiamola dell'amministrazione. Ho visto uno spot di circa 20 minuti in cui il sindaco, fra le opere che diciamo rivendicava, c'era la sopraelevata. Ora, dico, il fatto che il sindaco rivendica a sé il convento sopraelevata, io credo, insomma, che dia la testimonianza e il senso che il sindaco è davvero in difficoltà, perché non ha opere, diciamo, da presentare alla città. La sopraelevata, tutti sanno, pure i bambini, che è un'opera stata finanziata dopo 30 anni di assenza della politica, e in particolare pure dell'onorevole Cristaldi, che per 30 anni non è stato parlamentare, è stato presidente dell'ARS, e quella sopraelevata è l'aereo e l'aereo rimasta. Bisogna dare atto allora al ministro Di Pietro, amministrazione Magardino parliamo, era senatore Papania, che ha sbloccato con 18 milioni di euro il finanziamento della sopraelevata. Il sindaco, naturalmente, poi la sopraelevata si completa ora, e il sindaco ora va a tagliare il nastro della sopraelevata dicendo: vabbè, sono stato io che l'ho fatto. Quindi quando un sindaco di una città importante arriva a, come dire, a pubblicizzare la sopraelevata come se fosse l'opera che lui ha realizzato, credo che testimoni la sua difficoltà. Quando il consigliere Barracco parla delle banchine, ma le banchine, ricordiamo, cittadini, le banchine del fiume Mazzaro nel corso degli anni sono state completate da tutte le amministrazioni. Ora qua il sindaco sventola, diciamo, un trofeo di un tratto di banchina che è stata realizzata, diciamo, come se fosse, diciamo, un trofeo. Ma io ricordo, Magattino ne aveva completato un tratto, l'amministrazione Bella aveva completato là, nessuno ha mai parlato di banchina. Ora il sindaco e il consigliere Barracco, capisco, insomma, che hanno iniziato a fare questo, ma questo dà nel senso della difficoltà, insomma, rispetto alle opere. I finanziamenti ci sono nel momento in cui si vedono le opere, o quantomeno l'inizio dei lavori. Porto Canale, da 6 anni aspettiamo il Porto Canale, 22 milioni di euro per le fogne di Tornarella, ma ancora siamo, diciamo, all'alba, tra l'altro un finanziamento CIP, voglio dire, insomma, che già era preordinato nell'ambito dell'atto idrico. Realmente questa amministrazione, se chiediamo realmente questa amministrazione cosa ha portato, cioè, non ci sono, anche a Terra San Carlo che si stanno vendendo come finanziato. È un progetto presentato allora sempre da Francesco Magardino, ma io non voglio elogiare Magardino, voglio soltanto rispondere al cos'è Barracco. E le dico anche il teatro per il padre. Cosa? Anche il teatro per il padre. Sì, no. Le dico pure un'altra cosa. Abbiamo invece documenti e atti pubblici di una miriade di progetti presentati presso la regione dichiarati inammissibili. Nonostante l'ingegnere.
nonostante l'ingegnere consulente, io l'ho portato ma in consulente. Nonostante l'ingegnere di 50.000 euro. Io non so se la colpa dell'ingegnere, voglio dire. L'ingegnere non mi faccia dire. No, no, allora, intanto noi ci fermiamo per un piccolo stacco pubblicitario, voi non andate via perché noi ritorniamo e soprattutto vorremmo parlare anche d'ospedale, perché qui tutti vengono a parlare di tutto, ma dell'ospedale non ne parla nessuno. Eppure qualcuno ha denunciato il fatto che si rischia di perdere l'ospedale. E siccome voi sapete che la salute è una delle cose fondamentali per una città, quindi dobbiamo capire bene come si mettono le cose. Beh. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Bene, allora stavamo parlando dei progetti cantierabili che però a quanto pare poi molti sono tornati indietro perché erano stati fatti male, e quindi parlavamo anche della consulenza perché anche quello avrebbe dovuto controllare. E diceva il dottore Arena, sì, sull'ingegnere vorrei esprimere... No, sugli esperti. Ecco, sugli esperti in genere. Col costo di 5.000 euro ciascuno. Quanti sono questi esperti? 3. Sono 15.000 euro al mese, da per 5 anni facciamo conto che già siamo attorno a 600 più. La prossima volta mi candidate esperto. 600.000 euro che si è spesi praticamente equivale all'aumento IPEF praticato nel comune di Mazzara. Dicevo, sembrava così per il discorso che faceva il consigliere Barracco, che sia l'ingegnere che faccia il progetto. Signora, allo stato attuale il progetto credo che l'ingegnere Sato non abbia fatto nessuno. Sarebbe anzi scandaloso se contemporaneamente, oltre ad essere consulente, sarebbe stato pure un progettista del comune Mazzara. Lasciamo perdere queste cose. Detto questo. Io voglio, siccome c'è stato un risparmio perché c'è il... Aspetti, cosa ha detto lei? Che ho detto che grazie al fatto che l'amministrazione Cristalde ha come consulente un ingegnere, si è fatto sì che gli uffici comunali hanno progettato, ha posto degli incarichi esterni. Quindi dobbiamo dire grazie ai dipendenti comunali, non all'esperto. Che cosa c'entra in questa fase non lo so, anche perché vorrei capire. Però potrebbe essere anche, diciamo, riduttivo per gli impiegati comunali sentirsi dire che l'esperto li ha coadiuvati. Ma se loro dopo tanti anni non sono diventati esperti, non ne sono molto convinto. Io dico, è una mia riflessione. Signora, questo lo dobbiamo chiedere a loro. Io dico grazie invece ai dipendenti comunali, che con loro professionalità hanno fatto quello che è di loro competenza. Perché mi dovrebbe spiegare cosa sono serviti gli altri due, visto che uno è l'ingegnere, l'altro ancora relazione. Senta, ma il suo sindaco Toni Scilla, prego, non li metterà gli esperti? Sicuramente, io credo che... No, perché sennò parliamo solo degli esperti che ha messo Cristaldi e non diciamo se noi vogliamo toglierli oppure no. Noi già abbiamo pure il nostro programma, sicuramente nel nostro programma l'esperto non sarà più di uno e sicuramente non a questa spesa. Perché l'esperto può essere pure pagato 3.000 euro, 2.000 euro, non c'è bisogno che si paghi 5.000 euro. Così come sullo staff abbiamo detto già a priori, come punto iniziale, che dall'esterno non più di una o due persone saranno ammesse allo staff del sindaco. Abbiamo basato e stiamo basando il nostro programma sulla rivoluzione della spesa pubblica, perché quando si parlava degli esperti, un esperto, tre esperti, cinque dello staff, la riduzione tipica di tutto questo avrebbe sicuramente compensato gli aumenti che sono fatti sull'IRPEF, sulla TIA e sull'IMU, con le stesse somme. Ma dico, a proposito di TIA, consigliere Arena, ricordiamo che il costo della TIA è passato da 4 milioni di euro a 8 milioni di euro, tutto a carico del cittadino, ricordiamo. Io ho chiamato, ho fatto una dichiarazione pubblica, ricordiamo, in consiglio comunale, il sindaco delle tasse. Su va questo bene. Allora, non ci sono dubbi. È un fatto importante, la TIA approvata nel 2009 prevedeva un costo del servizio di 4 milioni di euro, l'ultima 8 milioni di euro, si è raddoppiata magicamente. È normale. Alla faccia del risultato. È normale perché? Perché prima c'era un bilancio in cui praticamente ci sono delle inchieste in corso, in cui c'erano falsi in bilancio, in cui c'erano scritte delle somme che dovevano entrare di persone che non esistono. Non so se ci ricordate, io feci pure un intervento in consiglio comunale, si chiamava Lotti Vito, quello doveva 300 euro, quello 500, tutta gente che non esisteva. Nel momento in cui ha messo mano un'amministrazione che ha voluto fare un bilancio trasparente. Queste persone chi erano?
Cioè, non esistevano. Non esistevano, ma in base a che cosa venivano? Allora, quell'amministrazione aveva fatto un bilancio in una maniera, per spiegarlo, per capirci tutte, che c'erano per esempio 10 milioni di euro di uscite, ci dovevano essere 10 milioni di euro di entrate. Certo, per bilanciare il bilancio. Allora, per non gravare tutto sul consigliere Barracco, sul cittadino Barracco, sul cittadino Mauro e aumentare le tasse, dopo che aveva distribuito una certa somma di tasse su tutti i cittadini mazzaresi, aveva aggiunto 2.000-3.000 cittadini fantasma che non esistevano. E a che servivano questi cittadini fantasma? A pareggiare il bilancio. Nel momento in cui che nelle entrate ci sarebbero stati questi, esatto, ma di fatto non c'è, ma questa è una gravità pazzesca. Ma c'è un'inchiesta in corso, c'è un'incongruenza. Però noi stimiamo del costo del servizio, io non parlo di io parlo di costo del servizio, cioè il costo reale, cioè il costo al cittadino nel 2009 è costato 4 milioni di euro, allo stesso cittadino, togliendo quelle cose che dice lei, è costato 8 milioni di euro. Vorrei chiedere all'amministrazione Cristalde e a lei in particolare, che mi parla di risparmi, dove sono i risparmi? Se la TIA è raddoppiata e il cittadino ha dovuto pagare più. Ma parlo di costo e servizio, non parlo di bilancio. Prima la spesa della raccolta della lentezza urbana era divisa tra i cittadini di Mazzaresi e tra questo numero di fantasmi. Adesso è diviso. Ma io non mi riferisco al servizio. Adesso è diviso solo tra i cittadini di Mazzaresi. Okay. I fantasmi non ci sono. Scusi, non solo. Mi faccio dire di parlare. Sì. È vero o no che è stato trovato un debito per parecchie decine di milioni di euro? Io mi riferisco al costo del servizio. Il debito lo lasciamo stare, perché in conto capitale non, non sappiamo che lo deve pagare. Parliamo del costo del servizio. Non lo sappiamo, lo deve pagare. No, lui vuole dire che prima che adesso servizio. Ma tra l'altro il consiglio Baracco dovrebbe sapere queste cose, perché il piano economico finanziario è approvato in consiglio comunale. Ma ne sa sicuramente, vediamo se ti capite su quello che dite. Il costo del servizio, il costo per il 2009 del servizio della TIA è costato 4 milioni di euro. Lo stesso servizio, a prescindere da quelle cose, non influiscono su questo dato. Lo stesso servizio è costato 8 milioni di euro. Vorremmo capire, l'abbiamo chiesto più volte, consigliere nel consiglio comunale, cosa ha fatto lievitare la spesa. Esatto, questo è. Cosa ha fatto lievitare? No, perché la spesa poi chi la copre? I cittadini. Chi la copre, scusa? Il cittadino. Il cittadino che per intero. Ha fatto lievitare i debiti che accorgiati, come dice il consigliere Mauro, che non si sa chi li fa. Io lo dico io, lo dobbiamo pagare noi. Allora, lei sostiene che l'ha fatto i debiti, lei sostiene che cosa? Io sostengo soltanto che il costo del servizio... No, lei guarda il dato oggettivo, però che cosa ritiene, perché si è lievitata questa spesa? Ah, non lo so, bisognerebbe... Quindi lei proprio non no, è idea? No, non ho idea, perché, ripeto, il liquidatore fa riferimento direttamente al sindaco, tra l'altro l'editore anche delle 8, e vorremmo capire come mai, diciamo, questo... Io posso dire soltanto una deviazione del sindaco Cristaldi in consiglio comunale, una delle poche volte che era in consiglio comunale, con la stessa spesa di 6 milioni si poteva pulire la città di Treviso. Dichiarazione del sindaco Cristaldi. Che allora si pagano 4 milioni. Dopodiché la spesa è aumentata di altri 2 milioni. Quindi non è sottoscritto. Quindi lui insieme a Treviso ci ha messo pure un'altra città. Sì, ci ha messo vogliamo scendere qualche particolare allora? Qualcosa che ha fatto levare la spesa, per esempio il personale. E per esempio vogliamo dire che ci sono persone, cittadini mazzaresi, che sono stati assunti dal lato, voglio dire anche a scopo clientelare, e sono stati presi in maniera dall'amministrazione di quel tempo. Chi? L'amministrazione della facciamo nome e nome, chi la faceva stare? Sono tutti denunciati, stanno facendo delle inchieste e mi chiedete a me chi sono e chi non sono. Io non chiedo niente. Mi faccia finire. Tutte queste persone che hanno lavorato per un periodo temporaneo, cioè per 2 mesi o per 3 mesi, hanno presentato tutto il ricorso e la magistratura del lavoro li sta riammettendo tutti al lavoro. Tutto questo personale in più non è quantificato, non sta facendo lievitare i costi, quindi lo stipendio glielo dà lo zio Peppino. E voglio dire un'altra cosa, la persona addirittura che faceva, che scriveva questi contratti, si è autofatto ricorso da solo a un contratto che si era fatto lui e ha avuto ragione, è stato riassunto al lato. Tutte queste cose non fanno lievitare. E prendete uno che c'è un negozio, che c'è un commesso, e gli dite: guarda, tu sei costretto da domani mattina ad assumere altre 3 persone. Da dove li prende questi soldi per pagare le 3 impiegate in più? Però la domanda è: come mai che erano stati presi per quel determinato periodo? Glielo dobbiamo chiedere all'amministratore del lato di quel tempo. E per quale motivo l'amministrazione? Io glielo ho chiesto in consiglio. E per che motivo l'amministrazione di questo tempo non è stata capace di difendersi dicendo: ma scusate, o chi per lei, insomma, chi doveva andare in tribunale, a dire: scusate, questi qua sono stati inseriti in modo clientelare e a noi non sarebbero serviti, quindi non capisco perché lei, magistrato, me li vuole rimettere in servizio creando un danno alla pubblicità.
il magistrato applica la legge. Si deve rifare e deve applicare la legge, non è che può diciamo no, fare però può, perché se uno denuncia qualcuno, uno va a far controllo della denuncia e quindi a quel punto pagheranno questi pagheranno questi stipendi che sono stati dati ingiustificatamente coloro che hanno assunto quelle persone facendo un discorso collettivo, perché altrimenti se in Italia, partendo dalle città minori a tutta la nazione, non c'è qualcuno che paga, non abbiamo risolto il problema. Voglio dire, noi non dobbiamo pensare di mandare in galera le persone, noi vogliamo che ci ridiano i soldi che ci hanno rubato. Sì, poi se li vogliono mettere pure in galera, purtroppo la giustizia segue due canali diversi ed è ne prova le sentenze riguardo questi fatti che dico io sul lato di qualche giorno fa. Abbiamo avuto due sentenze, una della corte qua nostra della provincia, in cui ha buttato fuori dei lavoratori che già avevano preso servizio al lato, l'altra sentenza della Cassazione ha dato ragione invece al lavoratore che, da quel che mi è stato detto, perché io non conosco le carte, avevano da una scala di 1 a 10 due punti in meno, diciamo, e di diritto a rientrare al lavoro piuttosto di quelle che sono state buttate fuori, e obbliga lato a prendere al rientrare. Cioè, una giustizia che cammina a due corridoi. Il punto che si è baracco, scusa dottoressa, è questo: io ho fotografato un dato, anzi due dati, 4.000 e 8.000 euro. Le sentenze di cui lei parla sono recenti. E diciamo, ed eventualmente 10-15 dipendenti in più o in meno non giustificano il fatto che costa 4.000 e passa 8 milioni. No, non sono recenti le sentenze. Non glielo dico io, le sentenze a cui le fa riferimento sono recenti della settimana scorsa. Le sentenze precedenti facevano riferimento a 15 dipendenti, 15-16 dipendenti. Non giustificano da 4 a 8. Ma questo comunque, diciamo, i cittadini hanno capito, anche perché non hanno capito sulle proprie tasche, dottoressa. Quindi diciamo francamente, lasciamo stare. Vabbè, insomma, la questione è molto farraginosa. Di fatto ci sono tante incongruenze, ok? Prescindere di chi se la responsabilità è dell'amministrazione o comunque di un andamento generale. Che questa insomma, è stata la città come... in cui si sono state aumentate tutte le aliquote. E vabbè, però si fa, cioè, tutte. Scusi, se sono state aumentate perché di fatto ci sono stati degli sprechi dovuti a cose precedenti, è una cosa. Se invece gli sprechi sono fatti dal fatto che abbiamo messo tutti questi esperti che magari hanno lievitato e gravato sul bilancio, è un'altra cosa. Allora c'è un concorso di responsabilità tra il passato e il presente. Comunque, passiamo all'ospedale, perché io non posso stare dietro la stessa questione. Se riferisce a me? Sì. È un problema spinoso che riguarda la città di Mazara e che è stata forse sottovalutata, nel senso che personalmente io e allora l'onorevole Scilla ci siamo spesi facendo delle manifestazioni pubbliche portando per la città, per le vie della città, più di 3.000 persone a difesa non dell'ospedale che deve essere ristrutturato, che è un'altra cosa, dove vigileremo affinché i lavori si facciano, si finiscono al più presto, e a livello regionale che venga almeno ripristinato quello che c'era prima il passato. E in più quello che c'è stato sicuramente detto che faranno, cioè un polo oncologico di natura radiologica di altro tipo, ma questo è quello che ci hanno prospettato nei assicurato, tempi, diciamo. Assicurato quasi con certezza sia dall'assessore pro tempore, l'assessore Russo, sia da parte del dirigente dell'ASP. Noi ci eravamo invece battuti e ci battiamo ancora su quello che è lo stato della cosiddetta area d'emergenza. Una situazione a dir poco scandalosa per chi si avvicina in quei locali in qualsiasi momento, perché c'erano state prospettate e assicurate 10 posti letto, sia per ricoveri che senza ricoveri. E io tolgo il problema del ricovero in questo momento. Ma se noi andiamo ora in quel presidio, le posso assicurare che i posti sono non più di 3, perché quindi? 2 sono sale visite, e quindi nella stessa sala visita poi c'è un altro posto e vorrei vedere chiunque essere visitato, magari in presenza, magari davanti a qualcosa che si mette per non far guardare, davanti ad altre persone che possono ascoltare liberamente i miei sintomi, i miei segni e tutto quello che da dire al mio che la legge non lo consente. E lo so, ma questo era quello che c'è stato prospettato. Vedere i miei colleghi lavorare da soli, continuamente essere come dire, abituati a questo surplus di lavoro, perché di fatto in quel pronto soccorso ogni giorno arrivano centinaia di persone. E certo. Venendo a mancare tutto quello che c'era stato detto. C'è stata offerta la possibilità di avere una sala operatoria. Tuttora non capisco a che cosa è servita quella sala operatoria. Non è? Perché c'è ma non è utilizzata. C'è, ma non è stata utilizzata.
Quindi ci troviamo in una situazione ibrida dove ci è stato promesso tante cose e che di fatto è rimasto soltanto un pronto soccorso che va avanti grazie al sacrificio. Come sempre dei medici e dei paramedici. Dei medici e basta. E i paramedici pure. No? Certo, insomma tutte le risorse umane che sono a cui dobbiamo dire sempre grazie. Certamente. C'è stato detto allora che per mettere in comunicazione la città di Mazara con gli ospedali vicini, l'amministrazione metteva a disposizione l'ora di entrata degli altri ospedali, dei pullman che collegavano Mazara con Marsala e Mazara con Castelvetrano. E non è stato fatto. E non è stato ancora fatto. Tante altre cose. Ma questo per esempio era una cosa fondamentale, perché io penso a tutte quelle persone che vorrebbero e sono costrette ad andare o a fare la visita oppure a visitare, cioè a trovare un paziente che sta male, un proprio familiare, e non è detto che per forza debba avere la macchina o comunque qualcuno che lo accompagni. No. Gli anziani, gli extracomunitari. E come mai? Questo è sempre una stessa civiltà ad avere dei bus che... Ma questo fa parte dell'amministrazione che ci sta amministrando e che l'ha fatto. Ma io temo che non lo facciano nemmeno le altre amministrazioni. Ma non è vero, signora, perché uno gli impegni se le deve prendere. Se qualcuno dice pubblicamente che io farò questo e poi non lo fa, la gente ha il diritto. Noi fa parte del nostro programma. Okay. E le posso assicurare che questa cosa è stata chiesta dal sottoscritto all'amministrazione. E un assessore mi ha detto che era una delle priorità 3 anni fa che faceva il sindaco. Sono passati 3 anni che io queste priorità non le ho viste. Ricordo ancora la città che mentre noi sotto l'acqua manifestavamo il problema all'ospedale, l'amministrazione era dentro il proprio castello dicendo: ma sono 4 stupidi, noi faremo di tutto, faremo l'ospedale migliore del mondo. Noi siamo certi che ci sarà forse l'ospedale migliore del mondo, ma nel momento in cui l'ospedale finirà di essere realizzato fra 2, 3 anni, 4 anni, vorremmo... Ma più si va avanti e più poi diventa insufficiente. E vorremmo però che quell'area abbia meno requisiti per far sì che chi arriva in quella sede sia trovi tutto per essere accolto. Vabbè, insomma, la vedo male. Lei lo so, se guardo l'ospedale diciamo in generale come a Belaiello, penso che il dottor Arena abbia detto giustamente che i lavori vanno avanti, che noi dobbiamo vigilare affinché vengano terminati. Ma questi lavori come mai che sono così lunghi? Un ospedale diciamo che non è che una villetta di campagna, ci sono impianti, io non sono un ingegnere, non sono un tecnico, ma reputo che ci siano degli impianti che già loro sole. È venuto un medico qui che ha detto che c'è stati mesi e mesi che è stato fermo questo. Ci sono i ricorsi in atto. Ci sono state di varie aziende per... Purtroppo una volta lo disse pure in consiglio comunale, in Italia tutto è ricorribile, a qualsiasi cosa ognuno può fare ricorso e blocca tutto. Volevo concludere il discorso dell'ospedale dicendo che noi dobbiamo essere sempre vigili, consigliere comunale o cittadino comunque che sia, a che i lavori vadano avanti, vengano finiti e che abbiamo un buon ospedale. Riguardo all'area di emergenza e urgenza, io non mi voglio esprimere diciamo nei dettagli perché non sono un tecnico come il dottore Arena che lavora all'interno di queste strutture e meglio può classificare queste cose, però una opinione la devo esprimere. La cosa che ritengo più scandalosa di una struttura come questa è uno dei fatti accaduti ultimamente, cioè di quell'anziano che accompagnato dal figlio per 3 volte si sentiva dire dal medico di turno, credo che sia una donna palermitana, non ha niente, vada a casa, alla 4ª volta è morto. Io non so se la colpa è stata professionale, non mettiamo. Io non so se la colpa è stata perché mancavano 4 posti letto, 5 posti letto, ma è stato il fatto che un essere umano è morto. Questo però è un po' scandaloso. Non posso rispondere a difesa di nessuno perché la domanda da porsi è: c'erano gli strumenti necessari per poter valutare se questo soggetto poteva avere qualcosa che al primo intervento del medico, cioè palpandolo, toccandolo, facendoci una banale analisi, ho letto sui giornali, che il figlio ha dichiarato che la dottoressa non l'ha nemmeno toccato con le mani, quindi sull'ospedale. Non voglio entrare in argomento perché a me sembra anche assurdo e io conosco i medici e so la loro professionale, te conosci il caso? Io non voglio entrare nel caso particolare, però sono convinto che ci sia qualche cosa che non funziona in questa storia, che ci sono delle difficoltà obiettive
per le visite e per come gestire dopo sì, ma la, la responsabilità politica non è dei medici. Adesso, ma infatti io che cosa stavo dicendo? Ma le sembra logico che l'ultima unica volta che ho sentito il sindaco Ristaldi lamentarsi per quell'area d'emergenza è quando ne ha avuto bisogno lui stesso e degli amici suoi. Lei vuole dire di quella delegazione? Quando c'è stata quella forma di tossinfezione alimentare, sì, e allora lì, ah, ma qua fa tutto. Da allora è cambiato qualche cosa. Non mi risulta che è cambiato qualche cosa. È rimasto tutto per com'era. E se non sono queste le situazioni in cui un sindaco si mette a capo anche di una città, no, dire... anche perché va detto che la questione della sanità va proprio intestata al sindaco. Ma infatti stavo dicendo questo, cioè un sindaco è il responsabile della salute dei cittadini, cioè è il primo responsabile, e non è possibile che la città di Mazara del Vallo abbia quell'area d'emergenza. Io ho avuto la sfortuna di incappare per problemi, insomma, legati a mio figlio, a parenti vari, insomma è come dire un'odissea quell'area d'emergenza. E tra l'altro, se non fosse, come dice bene il dottor Arena, per gli operatori, a tutti i livelli, per la loro passione, per il loro sacrificio, per la loro abnegazione, saremmo davvero in difficoltà. Io le posso soltanto dire questo a proposito, insomma, di candidatura che purtroppo è un problema, va detto, perché io entro spesso negli ospedali, che riguarda un po' tutti gli ospedali, perché il pronto soccorso non è ben servito. Però io devo dire una cosa, c'è un solo medico, però io devo dire una cosa, problema che l'ospedale di Marsale e anche Castelvetrano, che hanno dei sindaci che hanno riferimenti istituzionali ben precisi, riescono a spuntare condizioni buone per loro nosocomio. Noi abbiamo un sindaco che è fuori. Anche se devo dire Marsala avrebbe da fare tanto. Sì, però voglio dire, Marsala ha fatto passi da gigante rispetto al primo. Però un sindaco è lontano da tutti i collegamenti istituzionali, e questo purtroppo lo dico, insomma, a scapito della città di Mazara del Vallo. Sembra che Staldi non ha nessun collegamento istituzionale, né con la regione, né con la maggior regione, con Roma. Siamo fuori, tagliati. Quando parlo di città marginale mi riesco anche e soprattutto a questo. Devo dire, e voglio anticipare, che il candidato nostro, Pino Bianco, ha già chiesto... Però voglio dire questo, che non è giusto nemmeno che uno debba avere dei riferimenti, perché io se sono pretendo che se sono il sindaco di una città, debba essere ascoltato da chi è responsabile a livello nazionale della politica di vari territori, perché è giusto che in qualità di sindaco io non vada a parlare del mio problema, vado a parlare di una città che rappresenta una nazione. Ma siamo certi che il sindaco fa queste cose? Il problema è quando poi il soggetto specifico può essere disinteressato e non si è... Però voglio dire, non abbiamo bisogno che il governo sia di riferimento. Non voglio speculare. No, per questo lo voglio sfatare. Noi dobbiamo uscire dalla politica dei governi di riferimento. Il governo è riferimento della nazione. Qualsiasi governo ci sia, poi è chiaro che ognuno di noi vuole il governo che preferisce di più. Questo è l'auspicio, ovviamente, per tutti. Io spero che sia così in generale come servizio anche al cittadino, ma purtroppo funziona anche così, che i sindaci che hanno il riferimento istituzionale sono più avvantaggiati rispetto a sindaci che non li hanno. Perché c'è una politica che non va bene. E in questo momento il nostro sindaco, che non ha nessun riferimento né a livello regionale né a livello nazionale, è tagliato fuori dallo stesso organismo. Voglio dire, candidato sindaco Pino Bianco, lo dico anche ai cittadini, a breve, insomma, porteremo a Mazara del Vallo l'assessore alla sanità a Borsellino, affinché assuma impegni ben precisi nel confronto della città e soprattutto garantisca le cose di cui stavamo parlando poc'anzi, cioè garantisca che la città di Mazara del Vallo venga collegata con Marsala e con Castelvetrano con un servizio di bus navetta per tutte le persone che non possono consentirsi di avere una propria. Però dovrei dire, consigliere Amato, che già l'assessore è venuto in questa città. Sì. Ma è venuto con altri deputati in quell'area d'emergenza, che ha garantito che tutto quello che noi chiedevamo in quel momento sarebbe sicuramente stato accolto. E quindi anche allora siamo stati, come dire, non dico presi in giro, ma ci sono state date delle garanzie che poi alla prova dei fatti non ci sono. La politica dovrebbe imparare, io devo concludere, che quello che garantisce, proprio la parola stessa lo esprime, vada effettivamente fatto, perché se io garantisco di fare una trasmissione non posso poi non presentarmi nell'orario della trasmissione, perché ne perdo prima di tutto io che ne parlo. Quindi voglio dire, ogni persona che fa politica dovrebbe avere quel senso anche di amor proprio personale, per cui non bruciarsi la propria reputazione. Quindi nel momento in cui la decisione della tua buona volontà non dipende soltanto dalla buona volontà del singolo, ma ha bisogno di una concertazione che fa parte di tutta una giunta anche regionale,
va bene, allora si dice prendo atto delle vostre istanze, e farò del tutto per portarle avanti, vi metterò al corrente di quello che si potrà fare e di quello che non si potrà fare, basta con sta presa in giro, ma questo vale per tutti, perché altrimenti è chiaro che poi la politica perde di credibilità, perde di valore, perde di forza, perché se le persone non hanno un valore, se le persone, ogni persona fa la differenza, perché io sono convinta che se uno sa che quella persona ha un valore, perché quel soggetto tiene fede alla parola che ha dato, è chiaro che è più facile che poi io gli creda, perché so che è una persona seria. Se invece quella persona non è una persona attendibile, non è una persona seria, è una persona che dice le cose tanto per dire, perde la politica, perde il soggetto. Allora, siccome in qualità di soggetto io non vorrei mai perdere, perché mi piace pensare che le persone possano considerarmi affidabile, e seria, e per bene, e eticamente corretta, anche dal mio punto di vista giornalistico, anche se magari do una botta ogni tanto a qualcuno, ma quando ci vuole, si dice a Roma, voglio coglio, e quindi di conseguenza, però l'importante è essere in buona fede. Ecco, quindi io credo che la politica debba riacquistare il senso della buona fede. Io vi devo salutare. Mi è piaciuto moltissimo questo colloquio, diciamo questo incontro che avete fatto, perché nonostante vi siete diciamo scontrati in qualche modo su idee, cose diverse, l'avete fatto in maniera molto elegante. La politica è stata molto corretta. Il scontro verbale si finisce verbale. No, ma serve anche perché è uno scontro che deve creare un incontro e deve portare alla verità, perché io credo che quando si mettono più soggetti che hanno partecipato ad un'azione politica e pensano cose diverse, serve per fare quel sunto. A me che sono qui, ma a voi che siete lì, per capire tra tutto quello che è stato detto dove sta la verità, perché poi la cosa necessaria in ogni azione è vedere la verità, perché soltanto attraverso la verità conosciamo i fatti. Bene, allora io vi ringrazio il dottore Nino Arena, che come vi ricordo porta Toni Scilla ed è consigliere comunale del comune di Mazara di Palle, si ricandida a consigliere comunale, capogruppo del suo gruppo, poi il professore Giacomo Magro, che è del Partito Democratico, porta come sindaco il sindaco Pino Bianco, si candida anche lui al Consiglio Comunale, e Vito Barracco, che è anche lui futurista, che porta Cristaldi, dovrebbe essere in Forza Italia, ed è consigliere comunale, capogruppo, e naturalmente si ricandida al Consiglio Comunale. A voi tutti grazie per l'ascolto. Buonasera. Lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto, anche le maschere maggiori ormai non ne ammazzano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu?